Gnotis auton, conosci te stesso, dicevano gli antichi greci, ed è proprio partendo da questa massima che a Napoli si è celebrata la Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca. Un appuntamento che si rinnova ormai da 4 anni e che nasce con lo scopo di riscoprire l'importanza delle comuni radici mediterranee. Più di 40 scuole e oltre 500 studenti si sono riuniti in città per raccontare il rapporto millenario che esiste tra Napoli e la cultura ellenica. Teonte tagnu per tatan. Ganaftiton, Akamatan, Avotruete. Anno dopo anno, a fatica e rivolta con l'aratro, la terra. Riteniamo che sia importante promuovere attraverso la cultura, attraverso l'insegnamento del greco, la fratellanza tra i popoli e soprattutto tra il popolo italiano e il popolo greco che hanno si trovano anche loro in difficoltà in questo momento e abbiamo necessità di riscoprire certi valori. Questa lingua è una lingua fondatrice della cultura moderna e quindi è una di quelle lingue che pensiamo che debba essere studiata da tutti, debba essere conosciuta da tutti. Il viaggio delle idee, il tema scelto quest'anno, un viaggio nella cultura greca che alimenta anche la nostra cultura e che diventa anche un richiamo e un invito all'apertura, alla reciproca conoscenza, all'accoglienza. C'è una storia che deriva dal nostro popolo, che è quella dei greci che fondarono le prime colonie qua in Italia e comunque è bello ricordare i nostri antenati e la loro cultura che alla fine poi è arrivata fino ai giorni nostri. Riscoprire quell'arte, quella cultura che si viveva un tempo. Attraverso quella infatti noi possiamo proprio riscoprire molte delle situazioni del quotidiano anche. Il 12 febbraio del 2000 muore a Santa Rosa, in California, Charles Schulz, il più famoso fumettista della storia. Creatore dell'universo dei Peanuts, un mondo pieno di significati e rimandi culturali tra letteratura e teologia, serietà e ironia. Indimenticabili personaggi da lui creati, metà bambini, metà filosofi, Charlie Brown, Lucy, Linus, ma su tutti la vera icona del pensiero schulziano è il cane Snoopy.